Sia lodato Gesù Cristo. Siamo giunti alla quarta domenica del tempo di Quaresima. Ed è bellissima la definizione che la Chiesa dà, la liturgia dà, di questa domenica. È la domenica letare. Da latino vuol dire letizia, vuol dire fiducia, vuol dire gioia. Perché mai questa gioia? Se siamo ancora nel cuore della Quaresima. Possiamo dire che stiamo un po' valicando la metà del percorso quaresimale. È il tempo, è la domenica, è il giorno nel quale forse siamo invitati anche ad una personale revisione della nostra vita passata. Forse c'è bisogno di fare una piccola correzione di rotta. È un invito anche da parte mia ad accostarci al sacramento della riconciliazione, della penitenza, a vivere da protagonisti questo tempo che ci avvicina sempre più al traguardo di Pasqua. Il brano del Vangelo di Giovanni ci riporta uno dei più grandi miracoli che Gesù ha compiuto, la guarigione di un cieco nato. È bellissimo questo versetto primo della pericope. Non è il cieco che fa richiesta di essere guarito. Non viene accompagnato come magari il cieco di Gerico. L'Evangelista Giovanni dice che Gesù vide. Basta che il Signore veda. Basta che il Signore, ecco, possa riscontrare in noi la docilità e il desiderio di essere guariti, che già ci guarisce. Voi pensate che nella descrizione del libro della Genesi, nella descrizione, ecco, della creazione, bastava che il Signore dicesse che avvenisse, che si verificasse ciò che Egli stesso diceva. Il bel racconto, molto suggestivo, della guarigione di questo cieco, ci dice come il Signore per gradi ci attira verso di sé, che è la luce del mondo. Se noi apriamo repentinamente i nostri occhi dopo averli tenuti per tanto tempo al buio, la luce ci può accecare, la luce in qualche modo ci offende, offende la nostra vista. La conversione è un cammino graduale. Il Signore ci prepara, il Signore ci accompagna, il Signore ci restituisce alla vita, alla luce. Ma è necessario, come dicevamo domenica scorsa, che noi manifestiamo al Signore il desiderio di voler essere convertiti. Ricordate, la Samaritana andò dal Signore chiedendo alla fine lei stessa di essere dissetata all'amore del Signore. Il Signore desidera che noi ci stringiamo a Lui, che noi attingiamo a Lui questa luce, perché Egli stesso si è definito: io sono la luce del mondo. Ma a seguire immediatamente aggiunge: voi siete la luce del mondo. Il cieco guarito ci conduce a qualche brevissima riflessione che facciamo insieme a voi. Innanzitutto, lasciamoci toccare dal Signore. Il Signore deve non soltanto sfiorarci, ma deve toccarci, deve entrare nella nostra vita, nel nostro cuore. Successivamente il Signore agisce, spalma del fango con la sua saliva sui nostri occhi. Vale a dire, ecco, che la fede, la vicinanza al Signore sono una vera medicina. E la medicina, la grazia, cioè, non soltanto deve mirare alla guarigione, ma soprattutto alla prevenzione. Noi, avendo ricevuto il dono del battesimo, il dono della grazia, il dono della fede, non possiamo vivere come se Dio non ci fosse nel nostro cuore, nella nostra vita. Chi ha fede quotidianamente si imbatte nella povertà, nella miseria interiore, nel peccato, nella fragilità. Dobbiamo sentire quasi come un sottofondo quello che il Signore Gesù ha detto al cieco: va a lavarti.
Sii umile, cerca di scendere verso la fonte, verso il fiume della grazia che io ho fatto scaturire per voi nella Chiesa, per il mondo intero. La Quaresima, abbiamo detto, è un itinerario di conversione, è un cammino che lentamente ma progressivamente ci conduce al mattino di Pasqua, quando Gesù, la luce del mondo, sconfiggerà per sempre le tenebre dell'errore e della morte. In qualche modo, nella liturgia di quest'oggi, la Domenica Laetare, noi possiamo mettere a confronto il cieco guarito che diventa anch'egli guaritore. Infatti, pubblicamente dirà, ci vedo, e poi quando incontrerà il Signore dirà, Signore, io credo in te. Gesù lo rimanda nel mondo quasi a dire, ora presentati a tutti come mezzo di fede, come strumento di evangelizzazione. Così come la Samaritana, da credente, diventa lei stessa mezzo di fede per i suoi stessi compaesani. Diventa cioè un'apostola più che una discepola. Miei cari, a me pare che dobbiamo sentire forte il bisogno di avvicinarci al Signore nella Santa Pasqua. Dobbiamo cioè chiedere al buon Dio non solo che ritempri, che rinsaldi la nostra fede, cioè vale a dire noi da credenti, da semplici seguaci del Signore, dobbiamo attirare molti con il nostro esempio, la nostra carità, la nostra testimonianza. Ripeto, da credenti dobbiamo poter diventare sempre più credibili, sfidando, superando qualsiasi ostacolo, qualsiasi momento difficile. È necessario che noi passiamo attraverso le tenebre senza farci soggiogare da esse, che noi sentiamo sì le tentazioni, ma che resistiamo ad esse, che noi non scaviamo delle cisterne screpolate nel nostro cuore, nella nostra vita quotidiana, ma che sentiamo forte il bisogno di scavare questa sorgente di novità nel cuore di Cristo. E infine, come il Signore, anche noi passiamo sulla scena di questo mondo non indifferenti, ma imitando egli stesso Gesù. Prima di concludere mi piace, ecco, riportare a voi proprio questa riflessione. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, l'Amen, cioè l'agnello, il vincitore, dice, io ti guarirò ponendo sui tuoi occhi del nuovo collirio. Il collirio che mai più ci farà ritornare nel buio della cecità, la cecità che è sinonimo di superbia, di intolleranza, di odio, eccetera. Questo collirio è la misericordia divina. Lasciamoci toccare, lasciamoci avvicinare dal Signore. Facciamo sì che l'unguento, il collirio della sua tenerezza possa guarire non tanto la nostra cecità fisica quanto la cecità del nostro cuore, la cecità spirituale. E infine, come ha fatto il Signore anche noi, accostiamoci, magari non a coloro che forse hanno una miopia fisica, quanto a quelli che hanno una grande miopia e forse una pesante cecità spirituale. Cerchiamo di essere per loro motivo di ripresa, motivo di incoraggiamento, di speranza, di luce. Gesù ha detto agli altri, vedano, vedano la vostra fede, le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro celeste. Oggi, Domenica Laetare, sia semplicemente una finestra attraverso la quale noi possiamo far rifulgere intorno a noi la luce nuova che è Cristo, che non sia soltanto un giorno, la Domenica Laetare, ma tutti i giorni della nostra vita siano lieti, felici e gioiosi, e così sia.